Il Teramo non va oltre il pari contro il Penne, finisce 2-2 e deve ringraziare solo Super Mario Horta, subentrato nella ripresa, che realizza una doppietta ed evita così una sconfitta che sarebbe stata clamorosa. Izzotti recupera sia Buonocore che Bolzan a centrocampo e schiera la formazione base. Trasferta insidiosa alla vigilia, lo si sapeva, contro un avversario che doveva necessariamente fare punti e per questo che ci si aspettava un Teramo più concentrato e determinato. Ma così non è stato. La squadra di Izzotti nel primo tempo è assente, svogliata e mal disposta in campo. Mostra grossi limiti a centrocampo, fa fatica ad impostare e commette due grosse ingenuità difensive. Il Penne è bravo ad approfittarne e con Improta all'ottavo e al ventesimo realizza una doppietta. L'unico rammarico per i biancorossi prima del doppio svantaggio è l'aver fallito un calcio di rigore al quarto minuto con Tawà, per la verità calciato male centralmente. Da segnalare al quindicesimo del primo tempo un tiro insidioso di Lennart, pronta alla risposta del portiere, e al ventiseiesimo un colpo di testa di Celli, bravo anche questa volta di Norcia. Nella ripresa il tecnico teramano corre ai ripari, butta nella mischia Horta e Di Domenico e tira fuori Colancecco e Vitale e dal punto di vista tattico passa dal 4-4-2 al 3-4-3. La risposta c'è, si vede, squadra più corta e maggior possesso palla. Al quindicesimo Horta accorcia le distanze con un colpo di testa, poi ci prova Fiorotto al diciottesimo che calcia come può in area. Al venticinquesimo il Teramo sfiora il gol ancora con Horta che colpisce il palo. Ma al ventiseiesimo arriva il pareggio e ancora il centravanti biancorosso che sfrutta alla perfezione un invito di Fiorotto. Al quarantaduesimo il Penne reclama un calcio di rigore per un fallo in area. Alla fine un pareggio giusto, ma che deve far riflettere. Può accontentare sì l'avversario che muove la classifica, ma non il Teramo che se vuole recitare un ruolo di primo piano in un campionato difficile come quello dell'Eccellenza deve dimostrare maggiore personalità, più determinazione e non lasciare punti così come è accaduto oggi, dimenticando in fretta il primo tempo davvero disastroso. Domenico Izzotti, come leggere questo pareggio 2-2? Indubbiamente il Teramo coglie un pareggio, un punto su un campo difficile, dimostrazione di quanto sia difficile il campionato di Eccellenza. Ma io menzionerei infatti innanzitutto che quando vai sul 2-0 non è facile riprendere la partita. I ragazzi l'hanno fatto, sono stati molto bravi. Nel primo tempo però si è visto un Teramo in grossa difficoltà, che aveva difficoltà a costruire azioni, un Teramo poco determinato, poco concentrato. Cosa hai visto nel primo tempo? No, poco concentrato assolutamente. Diciamo che il rigore, l'episodio di rigore ha un po' tagliato le gambe, così come il secondo gol sul 2-0 quando tu hai la partita in mano, perché se fai gol molto in mente ti cambiano tante cose. Ed è normale, ci può essere un attimino di sbandamento. La squadra poi si è ripresa benissimo, quindi onore ai miei ragazzi. Sui due gol però due disattenzioni difensive. Ho detto già che succedono grossi livelli, può capitare. Tra il primo e il secondo tempo cosa hai detto alla squadra? Nel secondo tempo la squadra si è svegliata un po', diciamo. Ma no, è cambiato atteggiamento tattico, la squadra sveglia anche il primo tempo. Ripeto, se noi avessimo fatto gol all'inizio sarebbe stata un'altra partita. Ragazzi, ho detto altro di credere nella vittoria, addirittura ho parlato del 3-2, loro ci hanno creduto e se molte mente quelle tante palle gol create, una di quelle fosse andata dentro dopo il 2-2 avremmo anche vinto la partita. Pareggio giusto secondo te? Sicuramente. Siamo con Vittorio Improta, l'autore di una doppietta. Allora, un Penne sicuramente cinico nel corso del primo tempo, bravo ad approfittare di due errori difensivi del Teramo, soprattutto un Teramo che non c'era in campo. Eh sì, siamo partiti bene, ci siamo detti in spogliatoi che se cominciavamo bene, diciamo eravamo a metà dell'opera. Ci siamo riusciti fino al primo tempo, siamo riusciti ad andare in vantaggio due volte. Poi il secondo tempo penso che il Teramo, una squadra come... Avete pensato magari di averla già vinta la partita? Nel secondo tempo cosa è successo? Un Teramo sicuramente che si è svegliato, un Penne che si è tirato troppo indietro? Eh sì, è normale, i giocatori che ha il Teramo penso che tutti fanno fatica. Noi siamo stati bene il primo tempo, il secondo tempo siamo stati dietro, siamo chiusi bene, solo che poi penso che il Teramo ha degli ottimi giocatori. Non è normale che loro uscissero, sono stati bravi loro e ci prendiamo sto punto. Penso che tre partite è un punto. Lo so, penso dobbiamo ripartire da questa gara, anche se secondo me c'è un rigore, però vabbè, non fa niente. Penso che dobbiamo partire da questa partita di oggi e penso che a fine campionato poi diremo la nostra. Risultato giusto? Sì, anche se ho detto il rigore, penso il secondo tempo che c'era, però oramai è finita la partita. Per concludere, il Teramo così che ti aspettavi tu? Primo tempo no, però sapevamo che se noi partivamo bene il Teramo faceva fatica, poi dopo era normale che il Teramo il secondo tempo uscisse fuori, poi giocavano 3-4 attaccanti alla fine
ed era normale. Siamo chiusi bene, però non siamo riusciti a, poi a uscire il secondo tempo dalla metà campo, però poi c'era sempre quel rigore, io lo dico perché a loro ce l'ha andato, a noi no. Ecco tutto questo. Se il Teramo oggi coglie un pareggio prezioso, merito soprattutto di Super Mario Horta che entra dalla panchina, fa una doppietta, insomma porta un punto pesante nelle casse dei biancorossi. Sono molto contento perché questa è la mia seconda doppietta, però il merito non è solo mio e di tutti, perché è impossibile che un giocatore può cambiare una partita. Io ci ho messo il massimo dell'impegno come sempre, continuiamo così sperando che però già da domenica arrivi la vittoria. Horta fa parte di un tassello, però insomma, bisogna dire che Horta reclamerebbe, diciamo che dovrebbe trovare più spazio in questa squadra, ecco, diciamola così. Ma io ci punto, ma ho già detto a un'altra emittente, no, io non sono ipocrita, non è per questi due gol che adesso pretendo, io sarò professionista e se il mister mi metterà in panchina non c'è problema, io farò il massimo ogni domenica. Horta, però nel primo tempo cosa è successo? Il Teramo che non è mai entrato in partita nel primo tempo. Ma sai, il primo tempo l'abbiamo avuto in nostre occasioni, in rigore, altre tre occasioni, quindi ci è mancato un po' di cattiveria, di determinazione, cosa che abbiamo avuto il secondo tempo quando non c'avevamo più nulla da perdere, quindi dobbiamo riuscire a ripartire da quel secondo tempo e una squadra come il Teramo deve dare il massimo ogni partita. Okay.